métete bien. Dal prosindaco Troy Carter. It is our pleasure to have many authorities here with us tonight, and first of all, the delegation from our Twin City, New Orleans, with the delegation led by Mr. Troy Carter. Ringraziamo anche le altre autorità presenti. E cito il comandante del reparto operativo dei carabinieri di Frosinone, maggiore Giorgio Di Francia. And we like to welcome the commander of the operative department of the carabinieri in Frosinone, Major Giorgio Di Francia. Il comandante interinare della compagnia di Sora, Antonio Perez. The commander of the company of the carabinieri in Sora, Antonio Perez. È presente anche
il maresciallo della caserma dei carabinieri di Isola del Liri. Military personnel which you see on the sides are two examples of the official great uniform, high uniform of the Carabinieri, and in the back of the square there we have the two Carabinieri on horses. Io presento brevemente, brevissimamente, la fanfara dei Carabinieri della Scuola Lieve di Roma, che è una fanfara prestigiosissima. Rallegra i caroselli equestri, peraltro musica, proprio la messa del Papa in piazza San Pietro ogni Natale, quindi davvero è una cosa straordinaria. Ha partecipato ad un tattoo in Inghilterra riscuotendo un successo enorme. Sarà davvero uno spettacolo meraviglioso questa sera. The band which you are about to hear is a long standing tradition in the Italian military music scene, and this band plays for the Pope every Christmas, and it has also been up in England with great success. Bene, apriamo quindi il programma musicale, almeno la prima parte, con il primo pezzo di Giuseppe Lanaro, Atan, Marcia Sinfonica. Buon divertimento a tutti. Thank you.
No, è una banda, forse. Ma in questa banda, questa sera, in questa fanfare, c'è un musicante, ma dire musicante è sicuramente l'invito. Brigadiere Roberto Evangelista, di Isola Liri, cresciuto di Isola Liri e soprattutto musicalmente cresciuto qui a 10 metri, alla scuola del maestro Luigi Macciocchi, davvero... Abbiamo
andiamo quindi a presentarlo a questo prossimo round indietro. Grazie.
Senza si chiama Danita, thank you.
that was dedicated to the major of this lyrics, Nate Bruno Magliocchetti. Bene, passiamo invece adesso al terzo brano in programma di questa seconda parte, è di Richard Strauss. Thank you.
Però ovviamente questo applauso è esteso poi a tutti i componenti della fanfara. L'ultimo brano in programma è di Luigi Cirenei. E niente meno che la fedelissima marcia d'ordinanza dell'Arma dei Carabinieri.
to Mayor Magliacetti, your lovely wife Luisa, to all of the dignitaries, officials, and guests. Al sindaco Magliacetti, alla gentile signora Luisa e a tutte le autorità e agli ospiti. It is with my deepest gratitude that I say to you, thank you for all that you have shared with us over the last several days. È con la mia più profonda gratitudine che vi dico grazie per tutto quello che avete condiviso con noi negli ultimi giorni. On behalf of Mayor Mark Morial and the entire City Council, I wish to express the excitement, love, and joy that we have felt during our stay in your wonderful city. Da parte per conto del sindaco Mark Morial e di tutto il consiglio di New Orleans, desidero esprimervi le emozioni, il calore e l'amore che abbiamo sentito negli ultimi giorni. The kindness that has been expressed to us has not only been from ranking officials, but has been from every single person we've met, from the total stranger on the street to the highest officer in your military. Il calore che abbiamo avvertito è venuto da parte di tutti, dalle persone più semplici che abbiamo incontrato per strada, dagli sconosciuti fino agli addetti ai lavori e ai rappresentanti ufficiali e fino alle autorità militari. The three flags that you have hanging, which symbolize the unity that we all enjoy, is something that touches our heart deeply. Your playing our national anthem has touched our hearts beyond expression. Le tre bandiere che sventolano qui su questo palazzo e l'inno che noi abbiamo sentito ci ha toccati oltre qualsiasi possibilità di espressione verbale. There are so many people that we should thank, so many that have been so kind. So many that has taken time out of this schedule to be with us. Gianni Blasi, who's been an outstanding help to us, please give him a big round of applause. L'ultima parte l'avete già capita. Voleva ringraziare soprattutto tutte quelle persone, e non sono poche, che hanno dedicato loro energie e tempo oltre ogni limite. The outstanding photography staff, the individuals who drove us around, who served as our guides, our friends and protectors, we would like to also say thank you to you. Volevo anche ringraziare lo staff dei fotografi, dei cineoperatori, delle persone che si sono adoperate per trasportare i nostri ospiti ovunque nella nostra provincia e che hanno reso possibili questi spostamenti. You are very fortunate to have such an outstanding group of people that have represented you well. You are extraordinarily special and fortunate to have such an outstanding mayor in Mayor Magliacetti. Particolare fortunati
per avere uno staff di persone che vi rappresentano in maniera eccezionale, come vi rappresenta in maniera eccezionale il vostro sindaco Maiocchetti. It is because of his outstanding leadership that we are here this week, and it is because of his outstanding leadership that we will be back. È per la sua leadership che siamo stati qui questa settimana, ed è per la sua leadership che noi ritorneremo. Partiamo col cuore pesante per ritorne dove presto. Allora lo traduciamo perché potrebbe essere sfuggita qualche sillaba. Partiamo col cuore pesante, ma per tornare presto. Grazie quindi a Mr. Corta, anche a Mr. Corta. A questo punto il sindaco di Sorrieri, senatore Bruno Maiocchetti. Sicuramente bisogna dire delle cose belle, delle cose importanti. Cari concittadini, io credo che questa sera la civiltà del nostro paese sia arrivata al punto più alto, per una serie di motivi che io ho il dovere di rappresentare alla mia cittadinanza. E come sindaco e come sindaco della Repubblica Italiana. Come sindaco inizio con i doverosi ringraziamenti. I ringraziamenti alla benemerita arma dei carabinieri. Io prego il signor maggiore di Francia di rappresentare al comando generale dell'arma dei carabinieri, nella persona del colonnello Musso, che ha voluto con molto amore questa bellissima manifestazione di questa sera, che non è soltanto un'altissima manifestazione culturale e musicale, ma ribadisco il concetto, è un momento di alta civiltà nazionale. In questa piazza, grazie all'arma dei carabinieri, poi parlerò dei nostri illustri ospiti, noi ritroviamo l'autentica Italia, l'Italia delle grandi tradizioni, l'Italia del risorgimento italiano, l'Italia dell'amore per una patria che vuol rimanere una e indivisibile. L'Italia della fede in Dio, dell'amore per la famiglia, dell'ordine, della disciplina, della serietà, della purezza, del buon costume, sono i valori di cui la benemerita arma dei carabinieri è depositaria, ed io come sindaco e come senatore della Repubblica e quindi come rappresentante dello Stato proprio qui nel cuore della mia città, io vi ringrazio a nome di questa meravigliosa Italia. Come ho fatto giorni fa all'atto del gemellaggio con i nostri amici americani, desidero conferire una medaglia d'argento, che è un'opera d'arte di un
orafo romano che rappresenta da una parte il meraviglioso castello Boncompagni e gli Scogliosi e la cascata e dall'altra parte lo stemma antico dell'insula Filiorum Petri di Isola dell'Iri. E mi piace che questa medaglia possa essere consegnata al nostro meraviglioso direttore di questa splendida banda dei carabinieri tramite il signor maggiore di Francia, che prego di accomodarsi. Carissimi amici americani di New Orleans, a voi un ringraziamento perché grazie alla vostra sensibilità, alla vostra umiltà che è tipica del vostro grande paese, attraverso un gemellaggio atipico, voglio dire, tra una delle più belle città del mondo, una grande città americana, e uno small town, piccola città, voi avete consentito ad Isola dell'Iri di uscire dalla provincia, dalla regione, dall'Italia, di attraversare l'oceano e di raggiungere una dimensione internazionale mondiale. Dear friends in America, I wish to thank you in a very emotional way, because with your presence here, you have allowed a small town like ours, and above all with your humble presence, which is very typical of a great country like the United States of America, you have allowed a small town like ours to cross the Atlantic, to go beyond this province, beyond the region, beyond our national boundaries, and to cross the Atlantic to America. Thank you. Questa sera qui all'Isola dell'Iri si intrecciano varie culture, perché è vero che io ho esaltato i valori della nazione italiana, ma è pur vero che attraverso questo gemellaggio noi abbiamo superato quello che potrebbe essere uno sterile nazionalismo per fare di Isola dell'Iri, perlomeno in questo momento, il centro del mondo. It is true that I have exalted a certain sense of national identity in my previous speech, but it is through these values and through the contact with you that we have symbolically made in this moment Isola Liri almost as a center of the world. Infatti si intrecciano questa sera varie culture, dalla nostra cultura italiana a quella europea, ma grazie a questo rapporto di fratellanza e di amicizia noi superiamo appunto queste dimensioni, perché questa sera sono presenti ben altre culture, la cultura africana, la cultura americana. This evening here there are several cultures which overlap. It is true that we are Italians in the European unity, in the European community, but tonight in this square there are several cultures, Italian, the European, the African, the American, and it is this that we want. Ed io anche per questo vi ringrazio fraternamente, perché ho avuto modo già di ribadirlo in altre circostanze. Questo è l'anno europeo contro il razzismo e la xenofobia, e proprio parte questo grande messaggio di fratellanza che supera
divisioni culturali e razziali e rende Isola del Liri uno dei paesi più civili d'Europa. As I have had the possibility to say in other circumstances, this year is the year against, European year against racism and xenophobia. And it is on these principles that from Isola Liri tonight, there's a great message irradiating out. Come senatore della Repubblica Italiana, io desidero che portiate con voi negli Stati Uniti d'America questi sentimenti di pace e di fratellanza e soprattutto il ringraziamento dell'Italia nei confronti di questo grande paese che è presidio di libertà nel mondo e che della libertà ha fatto una grande religione. I wish to I wish to thank you for being here, and I wish you I ask you to carry over to the States this sense of brotherhood between us and you, a country which has made a sense of freedom a standing point and a symbol throughout the world. Concludo con un forte sentimento d'amore nei vostri confronti, pregandovi di portare nella vostra patria questi grandi sentimenti del nostro popolo e con l'augurio che con queste manifestazioni qui in Italia, ma come quella che ho avuto la felicità di poter godere in Louisiana, in New Orleans, insieme si possa edificare un mondo migliore verso il terzo millennio. Thank you very much, amici americani. I ask you to take back this sense of love and participation and hope that through these events, these musical events or other events, we may strengthen the bonds which we have experienced in these days. Thank you very much, my American friends. A questo punto credo che la cosa più difficile sia concludere questa serata, una serata meravigliosa. Io ringrazio la delegazione di New Orleans, thanks a lot. Una foto.
this is not the image. More than that, puoi immaginare. Inside. Confessioni del questo. Ci sono interventi che facciamo grazie agli aiuti comunitari della comunità europea. Oh, this is being funded by. Io sarei onoratissimo di fargli il servizio nel momento. You would be honored. For that you were. Ah! Ma vai da me. He's serious now. Not kidding. So his talent, through his talent, he's captured moments that we'll enjoy forever. And be careful what he asks for, we may just take Allora attraverso il tuo talento si sono bloccati degli istanti che loro terranno affettuosamente per sempre. E stai attento a quello che chiede, perché dovrebbe anche fare il nostro matrimonio. Bene. Allora possiamo darle? Allora, questa chi è?